Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione della TRG per questo martedì 24 marzo. Insieme a sfogliare in formato digitale i quotidiani di oggi, ad aggiornarvi su quella che è la situazione, soprattutto ovviamente dell'epidemia di coronavirus che sta caratterizzando in maniera centrale queste settimane e che lo farà anche, è facile prevederlo, le prossime e i prossimi mesi, sia da un punto di vista, quello principale, epidemiologico e della salute, ma anche con le ripercussioni economiche. Di questo e di altro si parla oggi nei quotidiani, sia nelle pagine nazionali che di quelle regionali, ma noi sentiremo anche le parole della Presidente Tesei, che è intervenuta su due aspetti in particolare: l'ampliamento delle strutture sanitarie umbre interessate dal coinvolgimento nella rete di assistenza ai malati di Covid, comprendendo quello di Foligno, oltre già individuati Pantalla e Città di Castello, e poi la polemica sui ventilatori polmonari che non solo non arrivano nel numero che era stato richiesto, ma addirittura quelli che arrivano sono non funzionanti, e questo ovviamente fa, come dire, una situazione che grida vendetta. Di questo e di altro si parla nei quotidiani, sentiremo Tesei, sentiremo tra poco, ci collegheremo con il sindaco di Gubbio Stirati per una novità invece a livello di tamponi, che a livello di monitoraggio, quindi attraverso i tamponi dei positivi, probabilmente tanti gli asintomatici anche nella nostra regione. Vedremo anche alcune immagini di una delle vittime del Covid umbro, un personaggio conosciuto soprattutto a Gubbio. Ma andiamo in ordine, partiamo dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo da due pagine, come di consueto, nazionali, quella della Nazione e quella del Messaggero. Partiamo dalla Nazione perché ci sono segnali incoraggianti, anche se ancora timidi, di una riduzione del contagio, ovvero crescono i contagiati giorno per giorno, ma la crescita è ogni giorno meno incipiente. Restiamo a casa, la strada è giusta, titola la Nazione. Il virus rallenta per il secondo giorno consecutivo. Gli scienziati dicono rispettare i divieti, nuovo modulo per gli spostamenti, dovete stamparvelo perché è cambiato rispetto ai giorni scorsi. Sindacati verso lo sciopero perché troppe industrie ancora aperte. Il governo alle imprese dice sconto fiscale proporzionato alle perdite. E poi Fontana faccia come Zai e Bonaccini, dice Brambilla, la Lombardia e le polemiche. Intanto dall'Umbria, eccolo il personaggio di cui dicevamo, Vincenzo Pasqua, more ex bomber, era un attaccante apprezzato della squadra del Gubbio, era perugino, ricoverato da alcuni giorni, purtroppo non ce l'ha fatta, ieri si è spento. I malati sono 537, aumentano i ricoveri. Foligno diventa Covid hospital, più rianimazioni, sentiremo tra poco la Presidente della Regione. 80 ragazzi al Serafico ad Assisi dicono non ci fermiamo. E poi ieri tra i lutti anche quello che ha colpito il mondo dello spettacolo, è morta di polmonite, ancora non diagnosticata Covid ma non è escluso, Lucia Bosè, la Divina Bosè, da Visconti a Dominghin, è morta a 89 anni. Il Messaggero più cauto dice virus, uno spiraglio non basta, in calo per il secondo giorno contagiati e morti, stretta sulle violazioni, maxi multe fino a 3.000 euro, ma l'Istituto Sanitario Superiore di Sanità dice battaglia lunga, al sud ancora troppa gente in giro, ipotesi confisca per auto e moto, controlli anche con i droni. Questo per quanto riguarda ovviamente Messaggero. Vedete questa immagine di Roma, del Millennium Bridge a Londra, Boris Johnson ha deciso per il blocco totale, avevamo confuso la cupola con un'altra ben più nota. E poi in Germania ci sono anche 8 pazienti italiani, una sorta di nemesi, visto che ricordiamo il famoso paziente 1 sembra essere stato contagiato da un tedesco. Ma vediamo le vicende di casa nostra. Da Roma, respiratori inutilizzabili, ed è questa la denuncia che parte da Palazzo Donini. La Presidente Tesei scrive di nuovo al governo per il problema dei macchinari, più posti di terapia intensiva anche a Foligno. Così si difende il comune più piccolo, è quello di Poggiodomo in Umbria, 96 abitanti appena. Il sindaco dice ai romani abbiamo chiesto di non tornare. E c'è anche chi apre bed and breakfast, ma per metterlo a disposizione dei medici accade
a Perugia, mentre a Terni ancora incertezza sulla chiusura delle acciaie speciali, e a Gualdo un'azienda, la Siri, realizza test veloce del sangue dal quale si può capire se si è positivi al Covid. Nuovi positivi intanto ieri 55, ma il trend, come detto, è in ribasso, l'aumento è inferiore rispetto ai giorni scorsi ed è il quinto giorno di fila, ma sale il numero dei ricoverati, ovviamente questa è una conseguenza dei giorni precedenti. Il fondo di oggi di Roberto Segatori è l'autarcheia opportuna. Che cosa succederà dopo il duro transito di questa epidemia? Si chiede il docente universitario. Ci sono due vie per rispondere a questi interrogativi e poi le vedremo. Presciutti intanto, che spopola sui social, addirittura le sue forti dichiarazioni sono finite in una TV, vedete, cinese, con tanto di sottotitoli. Siamo più forti del virus. Lo sport, dicevamo, muore Pasqua. Lo vediamo qui, è il secondo da destra in una foto degli anni 70, fece grande il Gubbio in quel periodo. E poi Ternana da Bandecchi e tifosi, altri 50.000 euro per l'ospedale, mentre Podrascanin della Sir dice medici eroi, noi dobbiamo solo stare a casa. La Nazione regionale con il virus fa tra le sue vittime l'ex bomber del Gubbio, Enzo Pasqua, si è spento al Santa Maria della Misericordia, aumentano i ricoveri in ospedale. Eccolo Pasqua, lo vediamo in questo frame tratto proprio dalle interviste di 20 anni fa realizzate al Barbetti, allora si chiamava ancora San Biagio, in un'intervista di Luca Mercadini che vi riproporremo nelle prossime serate, ricordando i tempi in cui guidava l'attacco del Gubbio con Marcello Cagnazzo. 20 anni fa giocò anche la partita Vecchie Glorie al San Biagio, la coppia con Cagnazzo aveva fatto furore in maglia rosso-blu, purtroppo a 20 anni di distanza non ce l'ha fatta, il Covid ha avuto il sopravvento, e anche da parte nostra le condoglianze alla famiglia di Vincenzo Pasqua. Torniamo ai quotidiani, l'Italia si ferma, noi no. Al Serafico 80 ragazzi disabili che si oppongono a questa epidemia. E poi sospendere le tasse, ma il comune rischia un maxi buco a Perugia, mentre i clienti ancora in rosticceria e c'è una denuncia. Vite da sindaco, un sondaggio tra i primi cittadini della nazione nell'emergenza tra insulti, paure e preoccupazioni. E poi Castello e Orvieto sono le città con più contagi oltre a Perugia, tamponi di massa a Gualdo Cattaneo. Intanto dopo 377 anni le suore chiudono in Alto Tevere, scelta dolorosa ma necessaria, e studenti connessi per lezioni online, appello alle compagnie. E intanto alunni in Confindustria dice settori strategici restino aperti, mentre anche Foligno, come dicevamo, diventa Covid Hospital. Chiudiamo la carrellata di prime pagine col Messaggero regionale, beffa ventilatori, non funzionano Tesei, alla guerra, pochi, inutili e in ritardo. La Presidente protesta con il Governo. Covid-19 anche a Foligno, una struttura da campo, altro morto. Insomma, uno scenario da guerra, si dice in genere in questi giorni, e beh, è tipico stato anche di qualche conflitto passato, la caratteristica che il nostro esercito non fosse adeguatamente armato e munito, e sembra di rivedere in campo sanitario in Umbria quella situazione. Dalla parte dei piccoli, canzoni e numeri, così lavarsi diventa un gioco, uno stratagemma e un suggerimento dall'esperto. Intanto tutti in chat per fare le mascherine. A Terni è già partita la sanificazione delle chiese, a Città di Castello chiude il monastero delle suore come abbiamo già visto. Ferme 7 aziende su 10, aperte ancora la Perugina e la Mignini, mentre a Terni l'acciaio speciale chiude, pressing dei sindacati. E poi il fogliettone di oggi per sorridere, aiuto, liberatemi da mio marito, ovviamente non si parla di violenze domestiche, ma in questo caso anche del fatto che tante coppie ritrovino in qualche modo il tetto coniugale per parecchio tempo durante il giorno, a differenza dell'ordinario. Fa capolino la neve di fine marzo, siamo al meteo, poi lo vedremo con esattezza nella parte conclusiva del nostro appuntamento, mentre Perugia fa l'asco, se ripartiamo i playoff sono possibili, ed è il se ripartiamo che conta. Dagli abbonati di Terni 50.000 euro per aiutare l'ospedale, mentre come detto Gubbio addio al suo fucilino, e questa è una foto dell'epoca. I tifosi inneggiavano al loro bomber, Dio perdona fucilino no, con questo slogan. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani, ma come detto andiamo proprio a sentire le parole della Presidente Tesei,
che ieri ha spiegato la scelta di allargare la rete di ospedali anche a Foligno, oltre a Pantale e Città di Castello, ovvero i nosocomi destinati a ospitare i malati di Covid, ma soprattutto ha puntato il dito sul governo perché sono arrivati solo 10 ventilatori e per quanto pochi siano, no, neppure sono funzionanti. Sentiamolo. L'aumento delle postazioni di terapia intensiva passa anche attraverso l'utilizzo dell'ospedale di Foligno, ora in Umbria. Sì, proprio questa mattina, dopo aver parlato di questo argomento con il sindaco di Foligno, con il sindaco Zuccarini, è stata adottata questa ordinanza per ampliare le postazioni per la terapia intensiva, considerando l'evoluzione dei numeri che abbiamo e stiamo registrando nella nostra regione. Questo sempre nello spirito di non farci trovare impreparati per gestire una emergenza che in questi giorni potrebbe farsi naturalmente più consistente. La scelta dell'ospedale di Foligno è perché questa è una struttura che è dotata già di un reparto importante di terapia intensiva, quindi ampliare il numero dei posti a disposizione renderà naturalmente più agevole poi poter gestire i malati in terapia intensiva derivanti da Covid-19, perché abbiamo una struttura di medici, quindi anestesisti che sono assolutamente adeguati per poter fronteggiare questa situazione. È evidente che ringrazio anche la disponibilità del sindaco Zuccarini per aver subito naturalmente accolto questo nostro invito nell'interesse superiore del bene dei cittadini umbri che dovessero aver bisogno di queste cure di terapia intensiva. Il problema però rimane ed è quello dei respiratori. Purtroppo anche oggi ho dovuto scrivere una lettera importante al governo, perché rispetto alle nostre richieste già formulate il 2 di marzo con un piano ben preciso delle necessità della terapia intensiva nella nostra regione, ancora ad oggi non abbiamo avuto queste risposte concrete, per cui ho reiterato la richiesta di respiratori, quelli che erano stati promessi e che non sono ancora arrivati, e quelli che sono necessari a mettere in sicurezza il sistema sanitario regionale. Ormai non c'è più tempo da perdere, quindi credo che tutti veramente noi dobbiamo fare uno sforzo. In questo momento accolgo anche queste aperture che ho letto dai giornali da parte delle opposizioni, dei consiglieri regionali, perché se vogliono fare squadra in questo momento è opportuno farla e possono sicuramente farlo tutti, con la richiesta e il sostenere le richieste che io sto facendo ormai da molti giorni di respiratori in numero adeguato per la nostra sanità regionale. Bene, queste le parole della Presidente Tesei, certo fa molto riflettere e rende davvero, lascia perplessi questo problema, questa burocrazia che ancora rallenti anche in una situazione di così alta emergenza le procedure. Pensate che le tante apparecchiature, ci sono anche diversi ventilatori polmonari donati da privati, neanche quelli ancora sono arrivati perché devono sottostare a procedure burocratiche legate a organismi come il Consip che... qualche volta veramente ci si chiede se sia il caso davvero che operino in questo contesto di grande, grandissima straordinarietà, finendo per complicare anziché agevolare e snellire le procedure. Morale di 60 apparecchiature, ne sono arrivate 10, come avete sentito, neanche al top, e speriamo che si risolva la cosa. Perché è vero che l'Umbria non sta messa male come altre regioni, ma insomma anche i pochi malati che ci sono meritano di essere curati e hanno il diritto di essere curati come si deve. Il virus rallenta, luce in fondo al tunnel, ripartiamo dai quotidiani, dalla Nazione Nazionale, questa è la cartina che vediamo ogni giorno, la strada giusta, ora non molliamo, dicono gli esperti che ravvedono in questo calo graduale, anche se lento, comunque un primo risultato delle misure assunte ormai
due settimane fa, e questo è il quadro regione per regione. Vedete, la Lombardia ovviamente è il campo di battaglia più, più negativo, quello con maggiori decessi, 3.700. L'Umbria non è aggiornato il dato, è a 17 il numero delle vittime, 5 i guariti, 556 i positivi, e sta messa decisamente meglio di altre regioni, come ad esempio le Marche vicino a noi, che hanno, guardate, 230 vittime, 8 guariti e 2.300 malati. Ieri è stato reso noto il fatto che le Marche siano la regione che in proporzione agli abitanti è messa peggio di tutte, pensate, rispetto agli abitanti, anche peggio della Lombardia. Restiamo alla nazione, stretta su chi viola i divieti, multa e auto sequestrata. Oggi il Consiglio dei Ministri varia il giro di vite per chi non resta a casa, sanzioni fino a 2.000 euro, e si pensa ai droni per controllare gli spostamenti. E poi alcune domande a cui la nazione risponde: la spesa in un altro comune non si può fare, le medicine restano disponibili, sono aperte le farmacie, le banche restano aperte come le poste, sport all'aperto, le regole cambiano da regione a regione, l'idraulico è tra i servizi da garantire, il meccanico può tenere aperto, chi ci sistema l'auto. E poi le edicole, la filiera della stampa è un'attività strategica, le badanti sono operative come le babysitter, gli autobus possono circolare, treni e aerei invece ridotti. Ma c'è l'ira dei sindacati in queste ore, troppe industrie ancora aperte, allora si sciopera, e anche qui è motivo di polemica, perché in queste condizioni qualcuno ritiene che, insomma, lo sciopero sia forse eccessivo. Cosa dice Confindustria? Il piano delle tasse e rimborsi, nuovo decreto con altri 25 miliardi, il presidente nazionale boccia, perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni e davvero quando sarà finito tutto questo, non sappiamo quando, ci sarà da leccare parecchie ferite. Stretta antiviolazioni, siamo al Messaggero, controlli con i droni, il governo gela Fontana, oggi nuovo Consiglio dei Ministri per inasprire le multe, il governatore dite se il decreto prevale sulle ordinanze, la replica solo se non confligge. E poi un'app per monitorare l'epidemia, al via il bando per tutti i cellulari, un'app che per la verità è stata, ne parleremo in questi giorni anche nel nostro TG, è stata collaudata presso l'Università di Perugia, ne parleremo con l'assessore regionale Fioroni, che è uno dei promotori di questa novità. Il caso mascherine dal Messaggero, 3 milioni al giorno ma troppi canali, le nostre imprese si convertono per realizzarle, modalità di distribuzione però, e qui torniamo alla burocrazia, farraginose, e sequestri effettuati al confine, altra vicenda davvero scandalosa sotto tanti punti di vista. Veniamo appunto alla cronaca umbra, abbiamo sentito poco fa le parole della Tesei, non ci torniamo, anche se ovviamente il Corriere dà molto spazio a queste. Calano i contagiati ma sono di più i pazienti in terapia intensiva, che sono arrivati a quota 40, e eccolo il quadro, i contagiati sono 577 nella nostra regione, 17 le vittime, 148 i ricoverati in osservazione, occhio ai 2200 che attendono la risposta del tampone. Anche l'ospedale di Foligno convertito all'emergenza, come abbiamo sentito, spunta anche l'ipotesi di una struttura da campo a Bastia, ovviamente a Umbria Fiere. Sono 3.561 invece i tamponi eseguiti in Umbria dall'inizio dell'emergenza, lo dice la dottoressa Maria Donata Giaimo della Task Force regionale. La verifica deve essere fatta solo su pazienti che presentano sintomi. In assenza di segnali si potrebbe avere un risultato non veritiero. Per questo, dice la Giaimo, è inutile fare tamponi sugli asintomatici. A Città di Castello, per limitare i contagi dopo 4 secoli, chiudono chiese e monastero. Vedremo ampio spazio su anche gli altri quotidiani su questa notizia. Intanto bastano solo 10 minuti per scoprire se si è positivi. Il test rapido è commercializzato da Fora, società, Fora non è il consigliere regionale, ma è società in cui è confluita la Siri di Paolo Paciotti, azienda di Gualdo Tadino. L'esame si esegue su una goccia di sangue ricavata da una puntura sul polpastrello, praticamente come misurare la glicemia. Ora l'azienda si sta adoperando anche per automatizzare la refertazione dei tamponi virus. E qui troviamo il fondo di Segatori, che ricorda, partendo dal passato molto indietro, al 300, quelle che sono state anche le riprese economiche dopo le grandi
epidemie. Speriamo che la storia si ripeta. Il Corriere oggi dedica una pagina intera al piccolo comune di Poggiodomo, anche il comune più piccolo dell'Umbria, appena 100 abitanti, combatte per sopravvivere al virus, mentre nasce un gruppo Facebook per vivere meglio l'emergenza. Foligno, cuori positivi, propone storie, rubriche e consigli utili. E con il Corriere andiamo a vedere due pagine fotografiche con tanti spunti dai territori. Abbiamo le foto da Terni con le serrande alzate degli edicolanti, ma anche i pochi che fanno jogging intorno a casa perché più in là non si può andare. Poi ancora curiosità da Arrone, da Giove, Montecchio, Porano, Calvi dell'Umbria, il sindaco che dice nessun positivo da queste parti. E poi andiamo a Perugia con altre foto, anche una bandiera bianconera che spunta da un terrazzo, tutti in fila ordinatamente a Marciano per entrare al supermercato. Come vediamo, questa è una foto che potrebbe essere rivista tra 100 anni per ricordarci di questi periodi. A Nocera, la chiesa del Carmine, con la Madonna che è stata esposta, Umbertide, ecco come si presentava nella giornata di ieri, Valfabbrica, mascherine gratuite alle famiglie, anche a Costacciaro il primo caso ha attivato il COC. C'è anche chi, pur chiudendo la propria attività, manifesta solidarietà, in questo caso il Mencarelli Group nella centralissima Piazza Grande di Gubbio, al Caffè Ducale. I nostri operatori sanitari non hanno mai smesso, i nostri dipendenti pubblici non hanno mai smesso, i nostri scienziati non hanno mai smesso e grazie a loro nemmeno la nostra speranza. Anche chiudendo si alimenta tutto questo. Andiamo a vedere La Nazione, mentre intanto prego la regia di attivare il contatto telefonico col sindaco di Gubbio, con cui parleremo di una novità relativa ai tamponi che parte da oggi. Morto l'ex bomber del Gubbio Pasqua, abbiamo visto anche nelle immagini poco fa, in Umbria il virus contagia 6 persone ogni 10.000 abitanti, rallentano i malati ma crescono i ricoveri. E poi usare il tampone in auto per mappare i sospetti, la richiesta del sindacato professioni infermieristiche, Rozzardi dice una procedura già utilizzata in altre regioni. Quali sono le città con più colpiti, con più contagiati? Sono Perugia, Città di Castello e Orvieto. La mappa del contagio in questo schema lo vediamo, le aree verdi sono quelle con più guariti, le aree rosse quelle con più contagiati. Nel laboratorio di microbiologia anche 500 campioni al giorno, e si parla di screening di massa, in questo caso a Gualdo Cattaneo, dopo il ricovero di due anziani e una festa di laurea, al via il controllo a tappeto sui residenti. Ma prima di vedere le altre pagine dovremmo avere collegato telefonicamente il sindaco di Gubbio, professor Filippo Stirati. Buongiorno sindaco. Pronto? Non abbiamo ritorno della telefonata. Pronto? Allora, noi intanto andiamo avanti, abbiamo un ritorno audio che chiediamo di abbassare alla regia. Pronto? No, non ci sono risposte. Anche Foligno diventa ospedale per il virus, come abbiamo sentito dalla Presidente, ne parla La Nazione, mentre a Città di Castello riapre il reparto di medicina che, lo ricordiamo, era stato chiuso per infezioni agli operatori sanitari. E poi Assisi, Serafico, 80 disabili, vietato fermarsi. Di Mauro, la direttrice, abbiamo ospiti che non possono rientrare a casa. Ecco come ci siamo organizzati. E parliamo di sindaci ai tempi del virus, c'è proprio Stirati tra le foto pubblicate dalla Nazione insieme a Presciutti, Romizzi e Bacchetta. Una vita stravolta, c'è chi inveisce contro i cittadini che vanno in giro e chi consola gli imprenditori. E Bacchetta ammette, ho paura. Stirati, sono preoccupato anche per l'economia. E poi l'assillo di non vedere i ceri, cosa purtroppo probabile. Romizzi, mi sembra di vivere in una bolla, sento addosso una forte responsabilità. Mentre la statua di Zuccarini, il primo cittadino, posta la foto della Madonna di Loreto a bordo di un aereo militare. Questo ha fatto il primo cittadino di Foligno. Noi dovremmo avere collegato proprio il sindaco di Gubbio Stirati. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, ora la sentiamo bene. E beh, partiamo proprio da questo servizio della Nazione di questa mattina, proprio una battuta flash, una vita stravolta, titola La Nazione, facendo un rapido sondaggio tra i primi cittadini dell'Umbria. Credo che lei non possa che confermarlo. E beh, sicuramente sì, insomma, quello che è successo nell'ultimo mese era veramente impensabile, cioè quasi qualcosa di fantascientifico, ma che purtroppo è diventato durissima realtà. È cambiata completamente la vita delle persone, dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, di chi lavora,
e naturalmente è cambiata la vita delle istituzioni e di noi sindaci che siamo in prima linea quotidianamente a portare sostegno alla popolazione e al tempo stesso a cercare di capire, anche di prefigurare quello che può essere il futuro sia immediato che a più lungo respiro. Ecco, stamattina intanto ci ragguagli se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il territorio sul numero dei contagi, e poi c'è una novità invece che si profila in queste ore per quanto riguarda il monitoraggio attraverso i tamponi, che dovrebbe essere ampliato. C'è un progetto in questo senso? Sì, io ne ho parlato ieri con la direzione del distretto sanitario, stanno facendo delle valutazioni ancora, ovviamente la questione non è stata completamente perfezionata, però c'è appunto l'idea di fondo di intensificare questo monitoraggio attraverso i tamponi, seguendo diciamo una linea che ha parecchi sostenitori anche tra gli esperti, e proprio in questa giornata, nelle prossime ore, credo che verrà definita questa proposta, questa operazione. Non ho altre indicazioni, altre comunicazioni relativamente al quadro dei positivi coronavirus, ma diciamo che dovrebbero arrivare risposte rispetto ai tamponi che sono stati effettuati nelle ultime 36-24 ore, quindi magari può darsi che tra un'ora o due potrei avere qualche notizia in più, eventualmente ci risentiamo senz'altro. Al momento il dato è quello che abbiamo fotografato ieri con l'altro caso che si è manifestato. Quindi i 16 contagi su Gubbio, 22 sul comprensorio Gubino Gualdese. Non ci sono particolarità rispetto al sistema di questo eventuale monitoraggio coi tamponi? Non sono stati indicati dalla direzione sanitaria per ora dettagli a livello organizzativo di come avverrebbero, se sarebbero eventualmente diciamo concentrati sul personale sanitario oppure no? Rispetto a questo dicevo che attendiamo naturalmente una definizione precisa. L'idea sostanziale era quella di effettuarli, come già stato fatto in altre realtà, direttamente nelle macchine, cioè praticamente una sorta di pit stop che viene effettuato, ma naturalmente non in maniera indiscriminata, ma rispetto alle persone che possono essere in qualche modo avere dei sintomi, diciamo presuntamente positive, perché magari hanno avuto contatti o hanno avuto rapporti ravvicinati con chi è diventato positivo, insomma, ecco. Io la ringrazio. Ripeto, è una proposta che è in via di definizione e penso che in giornata verrà definitivamente valutata ed eventualmente perfezionata. Perfetto, ci manteniamo in contatto anche per aggiornare ovviamente i nostri telespettatori. Grazie Sindaco Stirati, grazie, buona giornata e buon lavoro. Sarà come tutte le altre una lunga giornata, quindi l'augurio vale doppio, insomma. Grazie ovviamente al primo cittadino di Gubbio, come detto oggi se ne saprà di più su questo monitoraggio un po' più a tappeto a livello di tamponi anche sulla popolazione locale. Noi proseguiamo chiudendo le pagine relative al fatto principale, quello del coronavirus, ma vedremo che anche nelle pagine comprensori questo leitmotiv prosegue. Chiusura metà ora tocca al prefetto di Perugia. Per alcune aziende serve l'ok perché funzionale alla continuità della filiera. Oltre 5.000 siti restano aperti in Umbria. E poi dal Messaggero, la beffa dei ventilatori in cinese e senza pezzi. La governatrice Tesei, l'abbiamo sentita, protesta col governo, ha alzato l'ospedale da campo della protezione civile. Una mano alla sanità la danno anche i vescovi, una donazione da 10.000 euro ufficializzata ieri. Questo è il quadro dell'evoluzione del contagio in Umbria nell'ultima settimana. Praticamente siamo arrivati a 17 decessi, una settimana fa ce n'era stato solo uno, 2,95 ogni 100 positivi, la percentuale in Umbria è molto più bassa rispetto a quella italiana, 12,05 appunto ogni 100 positivi. Gli stessi ricoveri sono molto più bassi, il tasso in Umbria vedete è 25,65, a livello nazionale 41,04, e la stessa positività ogni 10.000 residenti, 6,54 contro 8
e 35. Contagi, la rete dei contatti crollata da 20 a 4 per positivo, un paziente su 3 in intensiva, ma la curva dei contagi rallenta, 49 comuni interessati. E ancora dal Messaggero, economia di guerra, il titolo della pagina, ferme 7 aziende su 10 lavorano a Perugina, Mignini e Umbra Group, c'è l'accordo per la cassa integrazione intesa raggiunta ieri in videoconferenza, stop per Acciai Speciali, Listoni Giordano, Trafomec, uffici pubblici regione, 700 dipendenti a casa lavorano in smart working. Sgala da CGL dice troppe imprese non sono chiuse, ora basta fare i furbi. A Montone Prada produce mascherine e camici per la regione toscana e questi alcuni richiami. E poi lezioni a casa, servono 13.000 computer e la protezione civile consegna le fotocopie. Questo per quanto riguarda il Messaggero. Canzoni e numeri, così lavarsi diventa un gioco. Una curiosità, la pediatra Cinzia Fanfano e i consigli per insegnare ai bimbi a difendersi dal virus. Gestiamo il loro tempo piano piano e non priviamoli dei nonni. La TV deve restare spenta, sebbene in questi giorni non è facile riuscirci. E qui c'è il vademecum dei pediatri. Sul Messaggero oggi trovate tanti consigli utili. Con gli esercizi più buoni anche gli amici a quattro zampe. Animali in casa al tempo del coronavirus. Questo per quanto concerne altri aspetti invece di cronaca. Virus, drammi nelle case, liberatemi da mio marito. E intanto fonti vegge, droga, oltre divieti si bucano nei nostri garage. L'altro aspetto. Intanto c'è Chiara e il TG che fa ridere, Chiara Orleans, che manda in onda uno speciale TG dalla Valnistore con la I, ovviamente in rete e in dialetto. Il virus che non me manda al bar è appunto una delle frasi che fanno parte di questo notiziario. E poi un altro vademecum dei tanti che troviamo oggi sui quotidiani umbri. Questo per quanto riguarda i fatti salienti della giornata, ma noi andiamo a dare un'occhiata anche alle home page dei siti internet, partendo da trgmedia.it. L'unto nell'ambiente calcistico del Gubbio, appunto ricordavamo, si è spenta a 76 anni Vincenzo Fucilino Pasqua, una delle vittime umbre del coronavirus. Lo vediamo qui proprio nella ferma immagine di quell'intervista del 2000 al San Biagio con Marcello Cagnazzo. E poi Covid-19, emergenza terapia intensiva, più posti a Foligno, Umbria 24. Da tutt'oggi l'elenco dei nuovi casi più 55 ed è una crescita che è inferiore a quella degli ultimi giorni, preoccupano però i 42 in terapia intensiva. Umbria on, Covid Umbria, trend in lieve calo, mentre Acciai Speciali si ferma. E ATV Report, non autorizzata, vendeva cibo da sport, denunciato una rosticceria a Città di Castello, mentre anche a Costacciaro, ci dice Gualdo News, un primo caso di positività. E il video del Presciutti furioso, Presciutti che si scatena contro i suoi concittadini che non rispettano lo stare a casa, sta facendo il giro del mondo, è stato persino tradotto, come detto, in cinese. Ma noi andiamo a vedere invece insieme le pagine a questo punto dei comprensori per chiudere questa prima parte di rassegna per quanto concerne appunto i comprensori. Lo facciamo partendo da alcune notizie dell'Interland perugino che non riguardano segnatamente il Covid, anche se molte sono legate inevitabilmente al flagello di queste ore. Poi vedremo però altri spunti anche da altri comprensori. Lo facciamo appunto ripartendo dalla Nazione, qualche istante di attesa. Allora noi andiamo direttamente al Corriere, chiediamo pazienza ovviamente ai nostri telespettatori, qualche istante dovuto semplicemente a questioni di carattere tecnico. La diretta ovviamente ci fa di questi scherzi. Ci siamo e siamo appunto al Corriere dell'Umbria. Ripartiamo dalle pagine di Perugia. Da una curiosità, un B&B che doveva essere inaugurato e che diventa un rifugio, per così dire, dei medici. Niente inaugurazione del B&B, lo metto a disposizione dei medici, lo dice Letizia Biscarini di Ferro di Cavallo, che spiega: doveva aprire il 1° marzo, è saltato tutto, almeno faccio qualcosa
di buono ed è da farle i complimenti. Intanto Poste Italiane invita a limitare le spedizioni, solo quelle strettamente necessarie. Ancora da Perugia, mannaggia, fa arrivare libri a domicilio in tutta Italia. Il piccolo locale di via Cartolari si organizza e consegna ovunque, a mano, in bici o con le poste. Mentre una torta ispirata alla Divina Commedia per l'omaggio a Dante, vedremo le manifestazioni anche dedicate al sommo poeta nella pagina culturale. È stata creata in questo caso la torta dalla Scuola del Cioccolato Perugina. E andiamo al Trasimeno, dicevamo, Benemio, detrazioni fiscali per chi passa le vacanze in Italia. La proposta del presidente Urat è già sul tavolo della governatrice Tesei, CNA Turismo, in questo caso si fa promotrice. Breccolenti, da Magione, chi accudisce le colonie feline è autorizzato a spostarsi, l'intervento del consigliere. Andiamo ad Assisi, politica e associazioni per l'ospedale, Rotary, Parti, quelli del Bronx, i lupi del Subasio 4x4, Centropace e Punto Rosa e Sodalizi Angelani si sono attivati, iniziate le raccolte fondi per acquistare apparecchiature e presidi come le mascherine. Amministrazione senza soldi per affrontare l'emergenza, ad Assisi Fratelli d'Italia punta il dito contro la maggioranza, mentre a Bastia potenziata la rete wifi, nuovi collegamenti internet in centro e nelle frazioni, qui l'assessore Franchi che spiega il progetto. Città di Castello, fermati per i controlli, aiutano la Polstrada. Due tifernati hanno donato guanti, mascherine, prodotti per le mani e buoni per la pulizia delle auto. 10 deferiti in 48 ore, non hanno rispettato invece le regole. E anche il Corriere parla della rosticceria aperta, per cui scatta la denuncia. Mentre nonna Teresa compie 100 anni, festa rimandata. San Giustino, gli auguri della pronipote, speriamo presto di poter spegnere con nonna Teresa le candeline. E poi con il Corriere ci spostiamo a Todi, i professori raccontano le loro giornate sui social, incoraggiano gli studenti, iniziativa del Ciuffelli Einaudi per mantenere i contatti umani con i ragazzi. A Marciano multe e denunce per procurato allarme, segnalazioni perché ha diffuso false notizie sul coronavirus, la Polizia Municipale intensifica i controlli e qui il sindaco Francesca Mele. Andiamo a Gubbio, le tasse comunali devono essere tutte posticipate, la richiesta della Lega, bene lo slittamento della Tari al 30 giugno, ma si deve fare di più per agevolare i cittadini. Intanto spesa a domicilio, ecco l'elenco delle attività, sale di giorno in giorno, attività che consegnano a casa, anche noi col nostro TG le raccontiamo e torneremo stasera a proporvene altre. Sigillo, dopo il contagio ha attivato il centro operativo col supporto del gruppo Monte Cucco. Siamo a Gualdo, Presciutti, più forti del virus, a patto che restiamo uniti ed evitiamo le furbizie. Gualdesi, dipendenti comunali e volontari alle prese col Covid, TV cinese trasmette il video del sindaco contro chi non rispetta le regole, ed eccolo qua, con tanto di sottotitoli nella lingua cinese. La Proloco Cecuris a Nocera compie 42 anni, intanto la presidente Piermatti continueranno in futuro ad animare il paese. Siamo a Foligno, con Paris, la clown terapia diventa social. Il prestigiatore oggi pomeriggio insieme al ventriloquo pesaresi online per far divertire i piccoli ricoverati in ospedale con uno spettacolo su Instagram. Qui lo vediamo con Michelle Unziker. Intanto la Fondazione Loreti perde il professor Valerio Di Carlo, siamo a Campello, è morto domenica all'ospedale San Raffaele, era stato contagiato anche egli dal coronavirus. Intanto seduta del Consiglio Comunale trasmessa in streaming, quella di oggi convocata alle 8 nella Sala Rossa di Palazzo Trinci. Siamo a Spoleto, cantieri post-sisma, nessuna certezza sul futuro, si attendono risposte dal governo, via libera del commissario Legnini per il pagamento dei professionisti per i progetti di ricostruzione. La cronaca, Cascia cade dalla moto e viene denunciato per essere uscito di casa, non poteva. Spoleto, volontari della Glaia in prima linea a sostegno delle famiglie, è stata attivata una serie di servizi, qui Marta De Angelis, psicologa, tra i volontari a sostegno delle persone in difficoltà. Ci spostiamo a Terni, Acciai Speciali, ancora incertezza sulla chiusura, Latini, il sindaco dice la salute prima degli interessi, il decreto non sembra lasciare spazio al proseguimento dell'attività. Intanto stop solo dopo l'ultima azione delle lavorazioni in corso, dice all'Alcantara l'amministratore Andrea Boragno. E in taglio basso, sola in casa con gli occhiali rotti, i carabinieri li fanno aggiustare, una storia di solitudine, mentre a Orvieto infettato un medico della dialisi, tamponi ai pazienti, per fortuna nessuna positività. Palazzo Spada, torniamo a Terni, paga i debiti, sbloccati i primi 8 milioni, l'organo straordinario di liquidazione ha iniziato a saldare i primi mandati dei creditori. Intanto figli che vivono fuori regione chiamano l'Auser, aiutati i nostri genitori che vivono soli a casa.
Lasciamo anche questa pagina, ci spostiamo a Narni, Corsa dell'Anello, primo rinvio dopo 52 anni, l'ipotesi di un'unica edizione a settembre, l'associazione che la organizza farà il punto sulle date non prima della fine di aprile. A Orvieto lo Stato ha dimenticato Barbara e Matteo, i familiari della coppia morta per il terremoto ad Amatrice non hanno beneficiato di alcun sussidio. Lasciamo il Corriere dell'Umbria, andiamo a vedere, riprendiamo, l'avevamo lasciata come dire, in itinere la Nazione con le pagine in questo caso dedicate all'Interland perugino, qualche istante per averle a disposizione. Comune di Perugia a rischio, buco da 40 milioni, la sospensione di imposte e multe rette per il virus aprirebbe nelle casse dell'ente un ammanco notevole. Il centro-sinistra intanto chiede a Romizzi di sospendere subito le tasse, un atto amministrativo da discutere quanto prima. Le controllate 140 vetture dai vigili urbani perugini, le denunce scendono a 4 e da tutto Perugia tanti spunti, tra cui cassonetti bruciati e mai rimossi, abbandonati in via Gallenga, rimpallo tra Gesenu e condominio. Siamo al comprensorio Trasimeno, Magione mostra i suoi tesori online, la Sistema Museo mette in rete video degli spazi culturali e poi chiude l'ufficio postale di Piegaro e polemica sugli spostamenti. Calen di Maggio, l'Assisi in aiuto agli operatori sanitari, le parti in attesa di conoscere il destino dell'edizione 2020, che però sembra segnato, si sono mobilitate per una raccolta fondi. E da Bastia le suore di Sant'Anna produrranno mascherine, le religiose forniranno i presidi per la sicurezza a tutti i cittadini che hanno necessità, un'opera meritoria. A Gubbio, Pasqua senza processione e incognita Ceri, il sindaco Stirati per la manifestazione dedicata al patrono, saranno decisivi gli sviluppi sulla vicenda coronavirus. Intanto Financo, il gruppo finanziario a cui fa riferimento anche Colace, ma anche la nostra emittente, assicurazioni per tutti i dipendenti da contagio. In trincea anche l'edicola di Maurizio, non c'era Umbria, resistiamo, dice, poi consiglieri comunali con le mascherine per l'ok al bilancio a Gualdo Tadino. Città di Castello, dicevamo di questo servizio, le suore costrette a chiudere il monastero, era dal 1600 che non avveniva, storica decisione delle religiose del Santa Veronica Giuliani, situato in pieno centro. La struttura dal 1643, pensate, era sempre rimasta aperta. Mini stagionale virtuale, c'è pure Dario Vergassolo, ogni giorno una PIS video filmata con lo smartphone viene inviata dagli attori al sito dei riuniti di Umbertide. E siamo a Foligno, Flaminia, iniziati i lavori di risanamento, l'emergenza sanitaria in corso limiterà i disagi per la ridotta quantità di traffico. Intanto alberghiero a Spoleto, studenti a distanza, le cucine di casa diventano delle aule. C'è anche didattica online per l'Istituto Valenti di Trevi, così i ragazzi si sentono in classe. A Terni ancora l'esercito dei volontari che protegge gli ospedali, nel pre-triage oltre 80 addetti del CISOM, mentre il sindaco di Acquasparta fa il punto, in miglioramento 3 dei positivi. E anche Manuela Aureli, popolare imitatrice e personaggio dello spettacolo di origine ternana, dice ce la faremo. Tappezziere tra cuore e ingegno, siamo a Orvieto, sforna 200 mascherine al giorno, hanno cominciato a chiedermele gli amici, ma poi la cosa si è allargata e sono anche riutilizzabili. E davvero tante di queste iniziative meritano di essere sottolineate in queste ore. Chiudiamo la carrellata dei comprensori col Messaggero, ripartendo da Perugia, i quartieri resistono con le chat, le mascherine facciamole così, da Ferro di Cavallo a Ponte San Giovanni, io ne ho realizzate già 50, le regalo a Porta Appese, Corso Bersaglieri, le radio su Facebook per stare insieme. Anziani, così si difende la residenza di Fonte Nuovo, e poi Consiglio Comunale in videoconferenza, subito il dibattito su tasse e agevolazioni. Intanto per il mercato coperto affidati i lavori per i nuovi box sulla terrazza, i volumi chiusi saranno realizzati nella parte interna della copertura. Ci spostiamo a Città di Castello, chiude il monastero, prende tutta la pagina il titolo sulle suore cappuccine, dal 1643 da noi le porte sempre aperte e il virus ha avuto la meglio. Gualdo, 500.000 euro dalla Rocchetta, poste chiuse, scoppia la grana delle pensioni, mentre a Gubbio i lavori pubblici non si fermano. Nel rifugio di Tori c'è il medico anti-SARS, l'endocrinologo David Anderson offre le idee anti-Covid, non perse un'udienza del processo Meredith. Intanto Città della Pieve si fa in quattro per aiutare gli anziani e Isola Maggiore, i danni sono ovviamente pesanti sul Trasimeno e non solo lì. Foligno, noi in prima fila per evitare che l'isolamento sia una prigione, una volta accadeva solo per le feste, adesso è la prassi, molti neanche ci fanno avvicinare, lasciamo le cose fuori dalla porta e sono i cosiddetti rider, il racconto di chi ogni giorno consegna la spesa e i pacchi a quanti non possono muoversi.
coronavirus, il sindaco telefona, state a casa, addirittura l'alert telefonico, il Rotary in campo intanto per la comunità. E poi rifiuti abbandonati nonostante il Covid-19, c'è chi trova il tempo per uscire di casa non per fare due passi che sarebbero anche salutari, ma per andare a buttare in questo modo indecente la propria immondizia. Spoleto, coronavirus, Don Matteo Festival, la paura non passa, operatori economici preoccupati, cautela dopo gli annunci di Ferrara e di Rai Fiction sul programma del Due Mondi e la 13ª edizione, restano le incognite. E intanto la benedizione alla città si dà dal sagrato del Duomo. Da Spoleto ci spostiamo a Terni, coronavirus è grave, un uomo di 38 anni ricoverato, una 29enne, e sono fasce d'età che non dovrebbero invece dare questi spunti, aumentano i casi di polmonite tra i più giovani, intanto il paziente numero uno risulta ancora positivo. Dalla Cina intanto arrivano 5.000 mascherine per il Santa Maria della Misericordia. Medici di base sempre in prima linea, abbiamo solo una mascherina a testa, dicono. La preoccupazione fra i dottori viaggia su WhatsApp. Positivi un nefrologo e operatori al distretto, scoppia il giallo dei contenitori per i tamponi. E infine Acciai Speciali chiude, forni spenti domani, mentre Treofana, la paura degli operai, se chiude sicuri che riapra. Questo per le pagine di Terni. Chiudiamo con una curiosità: pregare in sicurezza, partita la sanificazione delle chiese della città di Terni, una società milanese al lavoro da giorni gratuitamente. Poi anziani soli, volontariato in affanno, tante richieste, non ce la facciamo. Infine Narni, la corsa all'anello che salta, ma non molliamo, dicono gli organizzatori. Infine dovete stare a casa, la passeggiata col cane ai tempi del Covid diventa un motivo di litigio. Ed è anche l'ultimo titolo per questa prima parte della nostra rassegna, lasciamo alla seconda la cultura e lo sport, a tra poco.